Giuliano Ligabue alla chitarra, Giuliano. Michele Mazzoni al basso e Mario Zara al piano. Signore e signori, Giuliano Ligabue Trio. Siamo con Giuliano Ligabue che ha appena suonato aprendo la seconda serata del Jazz Fest della Valluretta. E già Mattia Cigalini ieri in chiusura aveva preannunciato questa serata come una delle più movimentate e dense a livello di talenti. Tu cosa hai proposto questa serata? In questa serata col mio trio abbiamo proposto un repertorio, diciamo, jazz, ma con una forte impronta swing, che è la nostra caratteristica, diciamo. Abbiamo affrontato tutto quel repertorio, diciamo, da Nat King Cole, Frank Sinatra, Tony Bennett, tutti, diciamo, questi interpreti grandiosi che hanno reso celebri le composizioni dei grandi autori come Cole Porter, George Gershwin e molti altri, diciamo. Tu hai dato una bella impronta con la chitarra, un'impronta anche ritmica, parecchio ritmica, a tutta la serata, se non dico... Infatti hai detto anche tu che è una formazione un po' singolare perché manca la batteria. Vuoi spiegare questa scelta? Sì, infatti noi ci ispiriamo al, diciamo, il nostro, la nostra formazione è un omaggio allo stile di Nat King Cole, che nei primi anni della sua carriera si esibiva appunto con un trio senza batteria. E quindi, diciamo, per necessità anche, devo assolutamente essere molto ritmico durante l'accompagnamento, appunto per sopperire alla mancanza della batteria. E questo non è, diciamo, un vero e proprio tributo a Nat King Cole, ma un omaggio allo stile che lo caratterizzava. Questo è il motivo, diciamo, perché non c'è la batteria nel nostro trio. Abbiamo preferito optare per più soluzioni, diciamo, improvvisative col piano piuttosto che con la chitarra, e ci siamo privati della batteria. Insomma, mi auguro che non se ne sia sentita la mancanza. No, assolutamente. Anzi, verso la fine della serata ci sono stati alcuni pezzi particolarmente accesi e anche il resto della formazione ha dato, diciamo, ha caricato molto bene. Chi ha suonato con te? Beh, con me c'era il bravissimo Mario Zara al piano, uno dei migliori pianisti in circolazione. Non lo dico perché suoniamo insieme, ma effettivamente è un musicista veramente molto molto bravo. E poi al basso c'era il bravissimo Michele Mazzoni, che è, diciamo, un mio compagno di avventure già da parecchio tempo, e ha deciso di sposare questo progetto e ne sono molto felice. È definito anche un amico, quindi... Assolutamente, diciamo che abbiamo iniziato a collaborare musicalmente, poi siamo diventati amici e questo ha giovato molto al progetto. Ultima domanda, cosa ha significato per te l'invito di Mattia Cigalini al Valluretta Jazz Fest? Beh, un grandissimo piacere e un grande onore essere invitato da Mattia, che è uno dei più grandi talenti italiani, forse non solo italiani ma anche internazionali, oserei dire, in questo momento. Quindi essere invitati nel suo festival, nel festival organizzato da lui, è un grande onore e ne sono molto felice. Ti chiediamo qual è la tua opinione su Piacenza Music Pride. Tu hai una scheda sul sito. Due parole, non per rubare particolari discorsi. No, anzi, quando mi è stato proposto di scrivermi a Piacenza Music Pride, ho accettato molto volentieri, perché ritengo sia una bellissima realtà piacentina che offre la possibilità ai musicisti di conoscere e di farsi conoscere e anche di potersi, diciamo, relazionare tra loro. E poi soprattutto una cosa che forse prima non c'era, far sapere alla gente cosa succede, perché a Piacenza succedono tante cose belle, ci sono tante cose interessanti, tanti artisti, e forse la pecca che, diciamo, c'era prima era quella che magari non si sapeva bene cosa succedeva. Quindi Piacenza Music Pride sta contribuendo molto ad informare la gente sugli eventi, diciamo, del Piacentino.